Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Io sono Michela, sono una Moa e vi do il benvenuto oggi in questo nuovo video. Sono rientrata dal mare, come si può vedere dalla tinterella e dallo spelacchiamento qua sulle spalle. Giuro, non potete capire quanta protezione solare ho messo, ma mi sono anche un po' sbruciacchiata, tipo qua, l'attaccatura dei capelli, quei posti un po' di cui ci scordiamo. Se sentite rumore particolare perché ho tutto a casa spalancato, porte, finestre, tutto, perché io non ho l'aria condizionata, perché da me fa caldo sia sì, no, 3-4 settimane all'anno e aria condizionata anche no. Ho passato delle bellissime ferie molto rilassanti, ho mangiato, ho nuotato, sono stata con il mio ragazzo, abbiamo fatto veramente una splendida vacanza. Sono stata molto fortunata quest'anno e rientrata non ho potuto fare a meno che girarvi i preferiti del mese di giugno, perché stavamo andando un po' troppo in là con il mese e stavo anche iniziando a dimenticarmi quali sono stati i miei prodotti preferiti. Vi anticipo già che abbiamo solo un prodotto make-up perché mi sono veramente truccata poco o bene o male con gli stessi prodotti che già conoscete, ampiamente e che non vi sto a ridire un'altra volta, ma comunque un piccolo prodotto make-up ce l'abbiamo. Giugno, per quanto mi riguarda, è stato il mese della riscoperta della cura di me stessa, ovvero mi sto allenando veramente moltissimo. Mi sto allenando molto, sto facendo dei workout a casa. Finalmente io ho trovato la mia dimensione a livello di sport. L'unico sport che io abbia mai fatto e in cui io riuscissi anche abbastanza bene era il nuoto, comunque solo in adolescenza e non ad alti livelli. Ho sempre praticato yoga, è una cosa che mi piace fare ancora molto, ma non mi faceva scaricare abbastanza perché avevo bisogno proprio di sentirmi stanca e soprattutto con l'alimentazione che, come vi sto dicendo, sono seguita da un nutrizionista, avevo proprio bisogno di bruciare la ciccetta. Allora ho detto, perché no, non mi costa nulla, visto che vogliamo andare un pochettino a risparmio, ho iniziato a seguire dei tutorial su YouTube. Se vi dovesse interessare sapere che tutorial seguo o comunque che creator seguo, ve lo scrivo qua sotto nei commenti. Se volete chiacchierare un po' con me, potete farlo qui sotto nella sezione commenti. E se mi volete supportare in maniera totalmente gratuita, potete lasciarmi un mi piace e iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Tanto sport a casa e tantissimo sudore e quindi tante docce. Non ho nessun prodotto in particolare da menzionarvi per la doccia, ma ho un prodotto che purtroppo è scaduto, lo ammetto, ce l'ho veramente da parecchio tempo, ma è ancora buono, non ha cambiato consistenza, non ha cambiato odore e ho deciso di riprenderlo in mano e terminarlo. E sto parlando del Gel Meus, cosmetico coadiuvante del trattamento di varici e fragilità capillare. Questo è un prodotto del brand Anthos. Anthos, se non lo sapete, è un brand che si occupa di cosmesi naturale, quindi che dà uno sguardo quindi anche al biologico, totalmente made in Italy. Mi fa spaccare tantissimo il proprietario di Anthos perché pubblica sempre dei reel o comunque delle storie che mi fanno pisciare, molto simpatico, molto divertente. Questo gel ha veramente una bomba di principi attivi al suo interno che sono studiati per ridurre la sensazione di affaticamento e di pesantezza alle gambe, cosa che soprattutto in estate, in questo periodo, è molto intensa, soprattutto per me con le gambe abbastanza robustine, cicciottelle. Avevo acquistato questo prodotto soprattutto per andare appunto a svolgere quella funzione protettiva e comunque restaurativa a livello di gambe, soprattutto per la fragilità capillare. Anche se sono molto giovane, faccio una vita per lo più in piedi e stando molto in piedi, tendenzialmente le gambe tendono a fragilizzarsi, soprattutto a livello di vene varicose, capillare. Io non ho vene varicose ancora, o perlomeno sto cercando di prevenirle un pochettino. Questi prodotti di questo tipo non sono il miracolo, ma devo dire che utilizzato dopo la doccia a pelle asciutta funziona veramente molto bene a livello di compattezza e anche di idratazione. Si presenta come un gel, ve lo faccio vedere, di questo colore, abbastanza densino,
che voi dite, ah, ma cosa vuoi che faccia questo gel molto fresco? In realtà, una volta che passiamo a stenderlo, è come se acquisisse una consistenza più oleosa. Mi piace moltissimo utilizzarlo, infatti, come prodotto da massaggio, anch'esso per le gambe, al posto di un olio. Ho già in mente che prodotto a livello oleoso voglio andare a provare prossimamente, ma sto veramente smaltendo tutto quello che ho per fare spazio al nuovo. Come vedete, anche dalla lucidità della pelle potete proprio percepire questa componente oleosa, una profumazione abbastanza potente, diciamo, di erbe, di prodotto naturale. A qualcuno potrebbe non piacere, a me non crea nessunissimo disturbo, ma come vi dicevo, è come se andasse a rendere la pelle un po' più compatta, un po' più tonica, e sento comunque che rilascia questi oli che vanno a proteggere un pochettino di più le gambe, è come se me le tenessero un po' più compatte, un po' più insieme, detto proprio in maniera terra terra. È un prodotto che comunque dopo un po', assolutamente si assorbe, non si assorbe immediatamente, non è uno di quei prodotti on the go che voi indossate e vi vestite dopo un minuto. Questo qua ha bisogno un attimino di essere asciugato, come vedete lascia comunque della lucidità, ma mi sta comunque piacendo molto. L'azienda dice di utilizzarlo mattina e sera, sono comunque 100 ml, non ce ne vuole tantissimo. Io con due massimo tre faccio soprattutto le cosce perché a me interessa soprattutto la parte alta delle gambe, quindi le cosce. Vedete, la lista degli ingredienti con tutti gli estratti naturali è veramente molto molto lunga. I prodotti di punta innanzitutto sono l'estratto di mirtillo, il ribes nero, l'ippocastano, l'ananas, il guaranà, il tè verde, il finocchio e la vite. Quindi tutti ingredienti che bene o male conosciamo per fama e che vanno appunto a lavorare su quella che è la circolazione delle gambe. Non ho mai percepito nessun tipo di sensazione, ad esempio, di sfricciolio, di pizzicore, assolutamente no. Questo qui è un prodotto che, rimane neutro, non vi dà nessun tipo di sensazione. Vi lascia magari un pochettino questa sensazione di morbidezza, di oleosità che comunque man mano viene assorbita. Adesso in questi giorni un po' più caldi l'ho sospeso perché faccio veramente molta fatica a tenere qualsiasi prodotto, a meno che non sia veramente una cosa leggerissima, un gel anche corpo, perché appunto ho caldo e qualsiasi cosa un po' unticcia, un po' pesante mi dà fastidio. Questo prodotto non è un prodotto vero e proprio, ma è un accessorio per capelli. È la prima volta da quando ho aperto il canale, credo 2 anni, che vi mostro un accessorio, ma penso che ne valga la pena. Era parecchio tempo che volevo cambiare la spazzola per i capelli. Come vedete, io ho dei capelli veramente molto spessi, molto corposi, voluminosi. Oltretutto, non li sto neanche più asciugando con il phon perché per me è impossibile. Faccio workout, doccia immediatamente. Sto lavando praticamente i capelli ogni giorno perché sudo veramente in modo copioso e non ho voglia di tenere quella sensazione di sporco. Voglio essere pulita da capo a piedi e quindi stresso molto anche i capelli. Bisogna tenere sempre le spazzole pulite, se non lo sapete, bisogna lavarle abbastanza spesso. E avevo una spazzola in legno che mi piaceva molto, veramente molto molto vecchia, e lavandola così spesso aveva una struttura interna un po' di plastica che ha cominciato a consumarsi e a lasciarmi dei pezzi di plastica in mezzo ai capelli. Capitemi che non è molto top come risultato. Allora ho detto facciamo un piccolo investimento e compriamo una spazzola nuova. Inizialmente volevo dirigermi su una spazzola tech, che costano, mi rendo conto che sono delle spazzole che costano 30 euro, ma ne parlano tutti benissimo, però poi sarebbe sorto lo stesso problema del lavaggio che va effettuato spesso, essendo legno non mi sembrava la miglior soluzione, allora ho detto prendiamola in classica plastica. Moltissimo, moltissimo tempo che avevo puntato le spazzole famosissime della Tangle Teezer e mi sono buttata su di lei.
Questa qui è una classica spazzola, le più conosciute in assoluto sono quelle piccoline, rotonde. Io ne ho una che mi ha regalato mia suocera, ma non è originale Tangle Teezer, è ispirata a quel modello lì, ma non è neanche la più comoda. Volevo proprio una spazzola col manico e questa qui è la classica spazzola. Ce n'è anche un'altra più grande, a me è piaciuta questa. L'ho acquistata con i saldi su Douglas nel mese di giugno, l'ho pagata 13 euro invece che 17. Infatti vi consiglio moltissimo di acquistarle con i saldi, perché 13 euro questa spazzola devo mettere che è stato un ottimo affare. Ovviamente è pura plastica, ragazzi, ma pur essendo plastica, ammetto che è una spazzola fatta veramente molto bene. Come potete vedere, sono presenti due tipi di setole, setole più corte e setole più lunghe. È super maneggevole, ergonomica come qualsiasi spazzola, è veramente leggera, mi aspettavo, sono abituata a quelle in legno, quindi un pochettino più pesanti rispetto a questa. Veramente, io vi dico la verità, mi trovo benissimo, cioè non mi va minimamente a spezzare i capelli, non ho particolari nodi, però allo stesso tempo non mi ha mai dato nessun problema, mi districa i capelli benissimo, mi aiuta molto bene a fare quelle poche acconciature che sono in grado di fare. L'unico piccolo appunto che ho da segnalarvi è che quando si incastra qualche capello, soprattutto nel centro, faccio un po' fatica a pulirla, quindi vado a prendere magari uno spazzolino, una pinzetta, qualcosa di molto sottile e tiro verso l'alto in modo da riuscire a pulirla. Si lava benissimo, non si è stortata, non mi ha perso minimamente una setola, è veramente ottima. Ci tenevo comunque a consigliarvi questo prodotto, anche se non è un prodotto make-up, è comunque un prodotto di cura personale e noi andiamo pazzi per i prodotti di cura della persona e quindi ci tenevo a segnalare questa nuova spazzola che per me è veramente ottima. Passiamo invece ora al prodotto make-up che mi state vedendo indossare in questo momento e sto parlando del prodotto che ho in questo momento sulle labbra. Era tantissimo, ma veramente tantissimo tempo che aspettavo di ritrovare in commercio il Lip Sio di Mulac. Non ve l'ho mai detto, ma è un prodotto che mi ha sempre incuriosito tantissimo. È sempre di Mulac e devo ammettere che di Mulac ho acquistato qualcosina ultimamente. Di nulla non mi è piaciuto. Sto indossando anche questo eyeliner qua che vedete in questo momento, che è il color denim, quello blu, questo qui. Ma tornando a parlare di lui, io ero andata totalmente in obsession e anche in match con le mie unghiette. Per questo prodotto qua, che se voi non conosceste, è un olio labbra rimpolpante e anche pH reagente. Non so perché, anche mi ero fissata col fatto che tingesse le labbra. Ora non so veramente dove io lo abbia sentito, ma avevo collegato anche questa caratteristica a questo prodotto qua, ma non è assolutamente un prodotto che va a tingere le labbra. Mi sarebbe piaciuto, ma purtroppo non è così. Questo packaging, devo dire, abbastanza compatto, non mi fa impazzire, lo trovo boh, un po' anonimo così, sì, è turchese, ma avrei trovato qualcosa di, mi sarebbe garbato di più, qualcosa di più sfizioso, ma nulla di che. All'interno contiene appunto 5 ml di prodotto per mi pare 15 euro di averlo acquistato, perché l'avevo sempre acquistato con il kit, questo qua di Mulac che vi ho mostrato sempre con l'olio labbra. Ultimamente olio labbra è mia ossessione, talmente tanto virale che è andato praticamente sold out ovunque. Non vedevo più che era riportato in stock da nessuna parte e alla fine mi ero messa un pochettino l'anima in pace. Quando ho fatto l'ordine per questo set qui di Mulac, avevo visto sempre su Marianò, era disponibile e oltretutto anche scontato, perché mi sembra che arrivi sui 20 euro e di averlo pagato 16 o 15 euro e che fai, non lo prendi? Certo che lo prendo, made in Italy. E si presenta così, ha questa formulazione azzurrina, come potete vedere, ed ha anche
quella profumazione proprio di lip plumper classici. Ricordo di aver provato il lip plumper, questo qua di Clio Makeup Shop, che ha lo stesso identico odore. Questo era miscelato con qualcosina di più zuccherino, mentre per questo non hanno assolutamente cercato di coprire la profumazione chimica, appunto, che hanno i lip plumper, che è stato il mio prodotto top per veramente tutto il mese. Io mettevo una matita labbra, qualsiasi matita labbra, e lui si sposava benissimo con tutto. Mi manteneva comunque a un effetto lucido, devo dire, abbastanza persistente. Se fate così, va via immediatamente come qualsiasi prodotto lucido. È appiccicoso perché è assolutamente scorrevole, leggero, ma comunque ha una sua presa sulle labbra e allo stesso tempo da questa morbidezza veramente estrema che nemmeno l'olio labbra, questo qui sempre di Mulac, mi sta regalando. Va assolutamente a reagire con il pH delle labbra. Se riesco, vi lascio una clip qua della differenza di lato tra un lato e l'altro. Avevo visto fare questa cosa anche da un altro creator, ora non ricordo chi, forse c'era il Pandemonium, se non mi sbaglio, e ricordo che l'effetto era top. Però lì si parla di labbra con filler, le mie sono delle labbra normali al nature. Potete vedere anche l'effetto sulle mie labbra sfigatine. Una cosa che ho da segnalarvi è l'effetto plumper. Allora, secondo me questo non è un prodotto plumper da tutti, nel senso che pizzica immediatamente nel momento in cui voi andate ad applicarlo, circa 5-10 secondi iniziate già a sentire l'effetto pizzicorino. Ma è un effetto pizzicorino, tra virgolette, passatemi il termine, stronzetto, perché rimane comunque nel tempo, è un continuo sentire questo pizzicorino leggero, ogni tanto sembra che passi, e invece poi ritorna e continuate a sentire questo pizzicorino di circolazione delle labbra, comunque abbastanza costante. Non è forte quanto il plumper di Astra, questo qui. Se avete provato questo di Astra, questo secondo me non vi piacerà e non lo tollererete, perché è proprio un pizzicore continuo, non momentaneo, che passa. Questo qui è proprio bruciore costante da questo turgore che poi passa. Mentre questo qua, essendo studiato per essere un olio labbra che tende costantemente a doverle mantenere idratate con questo effetto rimpolpante, è molto più presente. E questo qui è l'effetto sulle mie labbra passati 15 secondi. Facendo assolutamente facce strane, queste qui sono le mie labbra e a me piace moltissimo come va a rimpolparmi soprattutto la parte superiore delle labbra. Sembra veramente quell'effetto un pochettino filler, più che la parte rimpolpante a livello centrale. A me piace proprio come va a, diciamo, proprio ingrandirmi la parte superiore, che non è poco. Questo qui è un prodotto che sto continuando ad utilizzare, ma sicuramente non è quel prodotto che ho le labbra secche, mi devo mettere qualcosa. No, per quello sto utilizzando l'olio labbra, per non tenere nessun effetto particolare. Mentre questo qua è proprio quando voglio indossare qualcosa che mi abbellisca le labbra, me le renda più turgide, perché va proprio a rendere le labbra più turgide, ma comunque qualcosa anche a livello make-up. Quindi, se cercate tutte queste caratteristiche e vi può piacere e tollerate soprattutto l'effetto plumper, questo qua è un prodotto che secondo me dovreste provare. Minghi, che caldo! Ultimo prodotto preferito del mese di giugno ed è un prodotto veramente low cost, quindi se siete arrivati qua lasciatemi questa emoticon qui per farmi capire che ve lo state guardando tutto. Questo è un prodotto di una linea economicissima, veramente la conosciamo tutti. Almeno una volta abbiamo provato una di queste fragranze e sto parlando delle fragranze, dei profumi aromatici di Tesori d'Oriente. In particolare è il profumo aromatico con olio di argan e fiori di arancio. Come vedete dalla confezione, molto bella, mi piacciono molto i pack di Tesori d'Oriente, con tutta questa trama un pochino damascata, veramente molto bella. Un profumo aromatico come tutta la linea, questa qua, di Tesori d'Oriente. Io avevo provato questo qui in particolare, che
ce l'ho in mini size, mi è stato regalato da un kit di mini size. Io adoro quel profumo e questo qua, se vi piacciono i profumi talcati che sono di pulito, questo è super persistente, ma veramente uno dei profumi economici più persistenti che abbia mai provato. Volevo provare qualcosa di nuovo e mi sono imbattuta in loro, che erano in offerta alla Coop a 2,82 euro, quindi capitemi che era veramente un'offerta eccezionale, cioè 2,80 euro 100 ml di profumo. E questo qua mi ha colpita inizialmente per la profumazione, anche questa di pulito, ma con qualcosa che mi era molto familiare, ovvero i fiori d'arancio. Io sono una grandissima amante degli agrumi, mi piace tantissimo il profumo del limone, il profumo del mandarino, del cedro, mi piacciono veramente molto queste note agrumate, ma questa nota di pulito, di fiore d'arancio. Sull'olio d'argan credo che sia più legato alla parte aromatica, mentre all'interno io non lo sapevo minimamente perché leggevo solo qua e invece devi leggere anche qua dietro. All'interno il gelsomino mi sembra che fosse un gelsomino anch'esso orientale, vi lascio qua il nome e la foto del gelsomino, in particolare di questo profumo, e anche l'olio di clementina, per questo sentivo tutta questa parte agrumata e fiorita che mi piaceva moltissimo. Questo è un profumo che mi piace indossare anche ora che è estate. Secondo me è un profumo che è veramente adatto ad ogni stagione. Forse in inverno profumi così fioriti e agrumati non sono l'ideale, ma ci mettiamo sempre quello che ci pare. È un profumo unisex, ovvero sono profumi che vanno bene sia per uomo che per donna. Infatti lo vedo molto bene anche questo legato come profumo maschile. Non è espressamente un profumo classico da donna. Io, come vi ho sempre detto e mai nascosto, sono appassionatissima di profumi dolci e profumi gourmet, quindi tutto quello che è patisserie, tutto quello che ricorda pasticcini, dolci, vaniglia. Questo è un pochettino fuori dalla mia comfort zone, ma allo stesso tempo rispecchia un pochino quella che è la mia idea di profumo agrumato, ma allo stesso tempo un po' sensuale. Ha comunque questa nota aromatica un po' orientale, arabeggiante, molto molto buona secondo me. Vi consiglio di dare una sniffata a questo genere di profumo. Questo in particolare è l'Hammam, se non lo conoscete è il rituale di lavaggio arabo. Sono dei trattamenti a base di sapone nero. Io l'ho avuto per parecchio tempo il sapone nero e ha un profumo molto particolare, non a tutti piace. E utilizzato quel sapone nero con un panno scrub, raga, vi lascia una pelle. Io una pelle così morbida non l'ho mai avuta, ve lo giuro. Adesso è parecchio tempo che ho terminato il sapone nero, dovrei provarlo di nuovo, ma vi lascia una pelle morbida, pulita, va proprio a lavare in profondità tutto. E nulla, ragazzi, questi qua erano i miei prodotti più utilizzati, più amati e che vi volevo consigliare del mese di giugno. Fatemi sapere qua sotto quali sono i vostri, perché fidatevi, anche a me servono i vostri consigli. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, supportatemi con un mi piace. Spero di avervi tenuto un po' di compagnia, come voi ne tenete sempre tantissima anche a me. Per questo video è tutto, alla prossima!